Quando Sam Badrawi si dimise dall'incarico istituzionale e dal Partito Nazionale Democratico nel febbraio 2011, lo fece dicendo: "L'Egitto ha bisogno di questo, è meglio per la società ora, in questa fase". Docente all'Università del Cairo, medico ginecologo che ha ricoperto ruoli politici importanti nel suo paese, grazie ad un'iniziativa del Centro di Eccellenza Altiero Spinelli nell'ambito del Master in Cittadinanza Europea e Integrazione Euromediterranea in collaborazione con il Master in Peacekeeping and Security Studies dell'Università di Roma III, è stato invitato a un dialogo con gli studenti ai quali ha descritto l'Egitto nel passato, presente e futuro. Education has been always one of the areas and sectors where La formazione è sempre stata una delle aree dove la globalizzazione ha mostrato più facilmente i suoi effetti, anche perché l'offerta formativa dell'educazione è lo stesso in Italia, Egitto, Gran Bretagna o Algeria. Credo che questo settore, soprattutto se si pensa all'alta formazione e all'educazione tecnica, sia molto importante per l'Europa, che può aiutare il Sudafrica, perché vi piaccia o no, è evidente il fenomeno dell'emigrazione di lavoratori. È meglio infatti che arrivino con una sorta di formazione equivalente a quella europea, per avere le stesse capacità per poter raggiungere gli stessi obiettivi. Ed è fondamentale anche per noi portare ad un livello superiore sull'esempio di quello europeo. Quindi cooperare in questo campo è lo sbocco più naturale di sviluppo su cui entrambi dobbiamo investire. Quindi cooperare in questo campo è lo sbocco più naturale di sviluppo su cui entrambi dobbiamo investire. C'è uno scambio culturale in atto, una situazione che propone nuovi equilibri fra Europa e Mediterraneo, e c'è stata una rivoluzione che Badrawi ha sintetizzato nelle parole dignità, libertà, giustizia sociale, una rivoluzione controllata ma con diversi attori. The whole relation between the EU and Egypt is in under the three dimensions. Negli ultimi 10 anni l'Unione Europea ha assistito l'Egitto con 1 miliardo di euro. È una cifra veramente enorme da cui, a parer mio, segue un'influenza notevole nei vari settori, dall'economia al sociale, e da cui deriva un minore impegno nel settore delle politiche sociali. Vi spiego perché. Ci sono 3 fattori che andrebbero tenuti in considerazione per i legami tra Europa e Egitto. Quello dell'integrazione economica, quello della cooperazione sociale e culturale, quello delle risposte e dialoghi sulle riforme.